I piccoli porcellini grugniranno quando sapranno quanto ha sofferto il vecchio cinghiale. Questa è una citazione di Ragnar Lothbrok, che ho avuto la fortuna e l'onore di doppiare nella serie Vikings. Ma prima di parlarvi di questa esperienza, vi invito a cliccare sulla campanella così da rimanere aggiornati sui video e iscrivervi al canale per vedere tutti i video che ci saranno. Come vi dicevo, Ragnar Lothbrok, Vikings. Amo questo personaggio, questo attore, Travis Fimmel, che ha fatto questa serie. Cosa è successo? Cosa è successo a un certo punto della mia carriera? Chiamiamola così, perché lo è effettivamente, da doppiatore. È arrivato un momento in cui mi è stato affidato questo personaggio, perché comunque io prima, è vero, comunque doppiavo, però doppiavo videogiochi, doppiavo anime, non che siano meno importanti, ma sono una tipologia di prodotto differente, e poi si parla comunque di molti anni fa, dove ancora non avevo avuto dei ruoli molto importanti anche all'interno di anime più famosi. Quindi mi sono ritrovato a doppiare, come dicevo, il protagonista di una serie TV di alto livello, anche se poi è diventata sempre più importante nel corso degli anni. Di questo devo ringraziare il direttore di doppiaggio Marcello Cortese, che all'epoca ha voluto credere in me e affidarmi questo personaggio. Credo che ci sia un modo per andare ad ovest. Io ho qualcosa che cambierà tutto quanto. È stata una grande prova. È stata una grande palestra doppiare Ragnar, perché Ragnar è uno di quei pochi personaggi che ha una vera e propria evoluzione nel corso delle stagioni, ma tantissima. Lui cambia costantemente, è quasi un personaggio diverso ogni stagione. Ha questo suo viaggio, questo suo percorso, questa sua evoluzione. Parte già semplicemente dal suo modo di vivere, dal suo modo di vedere le cose, da fino alla religione. Ed è cambiato molto anche l'approccio al leggio, al microfono, perché, come dico sempre, perché molto spesso mi chiedono, è più facile doppiare un cartone animato o un attore vero? Per me, personalmente, è più facile doppiare un attore vero, per il semplice fatto che se tu a un cartone animato levi l'audio, ti rimane un disegno che si muove, ok? Non c'è l'anima, per quanto si chiamino anime, animazione, ma non c'è un'anima vera e propria. Mentre a un essere umano, un telefilm, una serie, quello che è, se tu levi l'audio, comunque continui a vedere un attore che recita con gli occhi, con le espressioni, col suo corpo, che è una cosa ben diversa, quindi basta, come dire, basta seguirlo. Anche a volte l'indicazione del direttore è segui l'attore, perché se tu lo segui e lui è bravo e tu hai la capacità, insomma, di stargli dietro, ti lasci trasportare da lui ed è molto, molto più facile, a mio avviso, quindi doppiare un bravo attore piuttosto che un cartone animato. Sono cambiate un po' di cose da Ragnar, perché è cambiato il pubblico a cui io mi rivolgevo, a cui io arrivavo. Non era più solo quello dei ragazzi che comunque guardavano anime e giocavano ai videogiochi, ma era anche quello di una fascia più ampia che guardava le serie TV. È stato un po' particolare perché molte persone mi hanno conosciuto come doppiatore di Ragnar, molte persone che già mi seguivano hanno deciso di guardare Vikings, che io vi consiglio tra l'altro perché è su Netflix. È cambiato anche l'approccio a microfono. E la sua voce era non molto più pesante della mia in realtà. Però il suo modo di parlare era diverso, ovvio non sei a fare un cartone animato dove parli in questo modo, quindi anche l'emissione della voce, le intenzioni. Poi era padre. Io non sono padre, quindi doppiare un padre quando parla con i figli richiede anche un'immedesimazione diversa. L'utilizzo della voce è stato diverso, è stato molto meno sul timbro, molto più sui fiati e anche l'avvicinamento al microfono, anche le stesse righe da fare in un turno erano molte meno, proprio perché si voleva dedicare molto più attenzione a quello che era il doppiaggio di questa serie, che io trovo straordinaria. Quando poi, tra l'altro, si doppia un attore così bravo come Travis Fimmel, si acquisisce qualcosa, si dà qualcosa, c'è una sorta di scambio. È un attore straordinario. Ho molto amato il suo modo di recitare, il suo modo di essere Ragnar, anche perché, come dicevo prima, c'è un'evoluzione incredibile questo personaggio, quindi è stato e ha avuto modi di recitare sempre diversi, quindi anche stargli dietro, doppiare varie situazioni differenti, poi per chi ha visto la serie lo sa, non voglio fare spoiler, vivere determinate situazioni differenti è stato sempre una prova costante di impegno e di recitazione, perché comunque doppiare un attore così bravo significa recitare con lui. Ovviamente ho imparato a capire anche come respirava, tanto che gli stavo dietro, tanto che continuavo a vedere più e più volte la scena prima di inciderla. Perché non guardiamo oltre, a ovest? Ho già navigato verso ovest una volta. Noi, laggiù, abbiamo visto terre ricche e fertili. Tra l'altro c'è un particolare, nel senso che, come ho detto prima, è diventata famosa nel tempo, perché la prima serie, la prima stagione di Vikings, è stata doppiata
dopo che è uscita molto tranquillamente. La seconda quasi in contemporanea, la terza in contemporanea. Quindi ho smesso di guardare Vikings perché lo guardavo alla terza stagione, quando ho doppiato la terza, l'ultima puntata della terza stagione la mattina, per dire al turno, e il pomeriggio poi la sera è uscita in originale in America. Quindi prima ancora che uscisse, quindi mi sono spoilerato il finale, anche volermela vedere sottotitolata. Ciao. Vabbè, tanto ormai io l'ho vissuto Vikings, capito? Non è che l'ho guardato, l'ho vissuto. Peggio mi sento con la quarta stagione, che addirittura ho doppiato 4 puntate prima che uscisse la prima in America. Tra l'altro non erano neanche finite di doppiare, c'erano gli VFX ancora da fare, c'erano le barche disegnate sull'acqua, c'era togliere casa come cartello, queste cose qui. Una caratteristica di Ragnar è che nel corso delle 4 stagioni passano tanti anni, quindi non c'è solo un'evoluzione a livello di personalità da parte di Ragnar, ma anche di età. Una persona che cresce ha un bagaglio emotivo differente, soprattutto perché da prima è padre, poi arriva addirittura a diventare nonno, diventa anziano, quindi la pesantezza della sua voce cambia, è diversa, il suo modo di parlare è diverso. Perché ho letto molte critiche io al doppiaggio di Vikings, però ognuno ha la sua opinione, l'importante è saperla esprimere nel modo corretto. Spiegavo una volta che, per esempio, c'è una puntata dove all'interno di questa puntata passano 13 anni, va bene? 13 anni. Per loro, che erano nella situazione, nel mood, il make-up, l'acting coach, sei lì. Per me 13 anni sono passati in 2 minuti. Cioè io ho dovuto girare 3 pagine e ho dovuto far passare 13 anni. Ma non così. Ho dovuto far passare 13 anni nel suo modo di esprimersi, nella pesantezza della sua voce, nella sua pesantezza fisica e in tante caratteristiche che portano la tua voce ad uscire in un modo diverso. E non è stato facile, è stato molto difficile. E non avrebbe avuto senso cambiare doppiatore se lui diventava più anziano, se la sua voce era sempre la stessa. Vi torna questa cosa. Quindi sono stato io a dovermi appesantire un po', invecchiarmi. Anche se in realtà non è che fosse vecchissimo. Il direttore di doppiaggio ha una grandissima responsabilità. È quello che deve dirigere e coordinare tutto. Tutto deve suonare allo stesso modo. È come un direttore d'orchestra. Il direttore di doppiaggio deve fare in modo che tutto sia amalgamato. Molte volte io leggo nei forum, su Facebook, vorrei questa voce su questo, questa voce su questo e questa voce su questo. Magari presi singolarmente stanno bene, ma in 3 cozzano. La distribuzione di un doppiaggio, delle voci, deve essere anche la distribuzione di un suono omogeneo, perché tutto poi a un certo punto deve suonare insieme. È come prendere 3-4 fuori classe, metterli in una squadra di calcio, poi magari insieme non sanno giocare tra di loro. Funziona allo stesso identico modo. Tant'è vero che si dice che una buona distribuzione, quindi l'assegnazione delle voci ai vari personaggi, è metà del lavoro, ed è vero, ed è verissimo. Ovviamente, come dicevo prima, il discorso di opinioni può piacere come non può piacere. Vi racconto un aneddoto. Molto spesso su Instagram, nelle storie, mi taggano in delle scene di Vikings che ho doppiato e io insomma ricondivido la storia molto volentieri. Qualche giorno fa mi hanno taggato nella storia del mid-season della 4ª stagione, una persona mi ha scritto dicendomi: sì, vabbè, comunque il doppiaggio proprio vale meno di 0 rispetto alla scena originale, lui è molto più bravo, poi la voce assegnata è proprio sbagliata, di qua, di là, di su, di giù. E gli ho risposto dicendomi: va bene, è un'opinione tua, ci mancherebbe altro. E lui mi fa: no, vabbè, io non sono un esperto di queste cose, non è il mio lavoro, però queste cose le so riconoscere. Perché tu lo preferisci in italiano? Io gli ho detto: guarda, io non dico che lo preferisco, non espongo una preferenza, io ho semplicemente condiviso la storia perché Ragnar l'ho doppiato io. E non mi ha più risposto. Ha visualizzato e non ha risposto. Ora io non so se lui sapesse che la voce di Ragnar ero sono io. Però immagino la sua faccia, credo ci sia rimasto male quando ha letto che ero io. Se stai guardando il video, scrivimi, insomma. Tutto qui. Però niente, mi fa sempre molto piacere quando la gente si avvicina a una serie o si avvicina a me per via di queste cose. Io sono molto presente su YouTube, sono molto presente sui social, ma ho la fortuna di lavorare per la TV, per il cinema, come voce, come doppiaggio. Anche se ormai a livello di scrittura si stanno quasi equiparando, anzi forse sono scritte meglio molte serie TV che molti film cinema. Quindi doppiare anche il protagonista di una serie TV molto ben fatta, molto ben scritta, ormai è quasi equiparabile a doppiare il protagonista di un film cinema. Anche per il seguito che si ha, anche per uno che si ha noi, il doppiatore. Per il seguito che ha la serie, per il prestigio che ti dà doppiare quella serie. E devo dire che mi ha lasciato tanto Vikings come serie, mi ha lasciato tanto Travis Fimmel come attore, che mi sarebbe piaciuto doppiare anche in altre occasioni, ma dopo World of Warcraft, che non ho doppiato io, non mi pare abbia fatto molto altro, quindi chi lo sa in futuro, anche perché è un mestiere in cui non si sa mai, nel senso, non è detto
che uno stesso attore debba necessariamente avere la stessa voce. Quindi fatemi sapere le vostre opinioni, se avete visto Vikings, se non avete visto Vikings, se ci sono delle scene che vi sono piaciute di più, senza fare spoiler. Taggatemi nelle storie di Instagram dove guardate Vikings, che sarò molto contento di ricondividerle, così la gente può offendermi. No, scherzo, non può offendermi, può dire che non gli piace. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, condividete il video, fatelo vedere ai vostri zii, cugini, parenti, compare e nipote, e seguitemi su tutti i miei social dove parlo anche appunto di doppiaggio. E noi ci vediamo al prossimo vlog, dove non so cosa dirò, ma lo farò. Hai già visto tutti questi video? Lo sai che ogni volta che guardi uno dei miei video, nel mondo nasce un gattino carinissimo? E quando metti mi piace, il gattino fa le fusa, con quegli occhioni dolci. Ma se invece clicchi su non mi piace, viene mangiato da un pterodattilo. Sul serio, l'ho letto su Focus. L'anticristodattilo.